Bello a tutti ragazzi, qui è Gigo Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui per la prima volta appunto sul mio canale, sulla demo di FIFA 16. Oggi andremo a giocare appunto la prima partita su questa demo. Io ho già fatto qualche partita ragazzi e devo dire che ho avuto delle impressioni veramente ottime. La difesa finalmente sembrerebbe muoversi bene, tutti quanti i movimenti sono stati migliorati, quindi ragazzi le prime impressioni sono positive. Adesso andremo a giocare la prima partita. Facciamo questa nuova modalità di FIFA che consiste appunto nel scegliere un modulo, ad esempio il 4-3-3 come che è il mio preferito tra questi qua. Oppure voglio cambiare, voglio fare il 4-3-1-2, visto che quando l'ho fatto prima da solo ho fatto il 4-3-3, adesso proviamo il 4-3-2-1. Scegliamo di sì e comunque dobbiamo scegliere appunto 5, tra 5 giocatori dobbiamo scegliere quello che vogliamo. Allora, io tra questi qua preferisco Suarez, che possiamo mettere qui. Poi adesso per ogni giocatore presente appunto da mettere in campo possiamo scegliere 5 giocatori. Ad esempio in attacco ci possiamo mettere, ecco, per fare intesa non possiamo metterci nessuno, perché nessuno, vabbè, comunque io ci metto Dumbia, ragazzi, bel bug, subito si parte forte con i bug qui. Poi ci metto Insigne, trequartista, la facciamo italiana, dai, anche se c'è Suarez, la facciamo un po' italiana se possiamo. Bertolacci, l'altro COC. Ci mettiamo Guarin, poi l'altro centrocampista Verratti, anche Pjanic, ci metterei Pjanic. Poi la difesa, terzino sinistro, vediamo se c'è qualche difensore dell'Italia, no. E allora mi tocca mettere Marcelo, mettiamo Marcelo. Poi due difensori centrali, abbiamo Raggi, l'unico italiano per fare intesa, Raggi. Però voglio mettere Dante, così almeno mi fa intesa brasiliano-brasiliano con Marcelo. Poi l'altro difensore, mettiamo Juan Jesus, tutti e tre brasiliani, vediamo se c'è anche il quarto brasiliano. No, non c'è, e quindi mettiamo Montoya dell'Inter. Mettiamo Montoya dell'Inter, così il campionato italiano fa intesa un po' con Pjanic, anche con Juan Jesus qui. E in porta mettiamo Ter Stegen. Ma sì, dai, mettiamo Ter Stegen. Poi il resto facciamo il triangolo, così ce la completa lui, e penso che li mette random tutti i giocatori così, magari se ci possono servire li possiamo usare durante la partita. Quindi andiamo avanti e così possiamo giocare. Anzi no, prima però dobbiamo scegliere l'allenatore, è vero. Allora io scelgo Brendan Rodgers, allenatore del Liverpool. Questo qui è anche un po' un riepilogo, diciamo, della nostra squadra. Potenza 161, si fa la somma tra l'intesa e la valutazione della squadra, e andiamo avanti per giocare la nostra prima partita. Affrontiamo ragazzi l'Inter. Voglio partire con l'Inter, un po' una sfida tutta italiana, con la nostra squadra che è quasi tutta quanta italiana più o meno, e iniziamo con l'Inter. La gestione squadra, vabbè, l'abbiamo già fatta, e quindi la formazione già è quella lì. Per le impostazioni di gioco, ragazzi, io partirei con esperto. Ho fatto una partita a campione prima e davvero è dura, quindi io almeno per il momento farei con esperto. Prima di iniziare, ragazzi, vi invito a lasciare subito un bel like per supportare al massimo questi video sulla demo di FIFA 2016. Io, ragazzi, vorrei portarne altri, tipo altri 3 o 4. Adesso vedremo. Magari faccio qualche partita così. Proveremo sicuramente anche le squadre femminili. Quindi noi ci vediamo in campo, ragazzi, per la prima partita su FIFA 16. Eccoci qui, ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Siamo al Bernabeu. Godiamoci questa entrata, almeno la prima entrata della prima partita. Godiamocela tutta quanta. Il Draft FC contro l'Inter. Abbiamo fatto una bella formazione, ragazzi, sono contento. Nella scorsa partita, secondo me, avevamo una squadra un po' più scarsa di questa, perché avevo, non mi ricordo neanche chi, però era molto molto più scarsa e ho perso, infatti l'avevo giocata a campione. Questa qui è la formazione, bella se si vede così, ragazzi, davvero molto molto bella. Ed ecco questa qua dell'Inter, vediamo un po' come si vede questa dell'Inter, se si vede come, no, non si vedono con le figurine, tipo, però si vede così, che è sempre bello. Quindi ci siamo, ragazzi, inizia la prima partita su FIFA 16. Ragazzi, davvero la prima cosa che mi ha dato all'occhio, intanto io parlo così magari vi faccio vedere anche un po' com'è il gioco, perché se faccio i tagli magari non vedete bene com'è il gioco. La cosa che mi ha impressionato di più, ragazzi, è che ho visto proprio alla prima azione sono i movimenti della difesa. Ragazzi, veramente, finalmente i terzini si muovono insieme ai difensori, davvero. È tutto qua, secondo me è tutto quanto cambiato. Almeno boh, può darsi che mi sto impressionando, però io ho giocato due partite e questa è la mia impressione per il momento. Poi vediamo, magari giocandone tantissimo, magari si trovano altri difetti. Attenzione qua, Suarez fuori gioco. Suarez per Dumbia. Dumbia dentro per Suarez. Al volo! Handanovic. Bene, bene Bertolacci che recupera. Via così subito, subito dall'altro lato per Suarez. È bello. Attenzione, io ci tiro subito che il portiere è un po' a sinistra. Attenzione che sui calci d'angoli dentro di testa.
Juan Jesus. Subito dentro per Dumbia. Dumbia dentro per Pjanic. Anzi, Insigne, Insigne si fa vedere. Lorenzo Insigne mette l'avanti di testa. Poi cos'è questo tiro così debole? Attenzione, Suarez. La mette giù. Subito di prima. Montoya. Il cross per Dumbia. Di testa Dumbia. Niente. Attenzione, Bertolacci. Dentro. Attenzione, è buono per Insigne. Vai Lorenzo, vai Lorenzo. Vai Lorenzo Insigne. Dentro per Suarez. È buono Suarez, Suarez, Suarez. Palo. Doppio palo. Poi mettila dentro. E 1-0. E andiamo. Primo gol, ragazzi. Nel mio primo video l'ho segnato con Suarez. E quindi è lui che ci sblocca su FIFA 16. Attenzione, Pjanic. Pjanic. Dentro per Insigne. Vai Lorenzo. Vai Lorenzo, la finta. Due volte, bravo Lorenzo. Poi il destro di Lorenzo Insigne. Palo. Ancora. Cavolo, attenzione, rimane lì. Destro deviato. Anche i tiri, ragazzi, sono cambiati. Ho visto questa cosa. I tiri sono cambiati. Non hanno un effetto strano. Sono fatti meglio, secondo me. Attenzione, il cross dentro sulla linea. Guardate lì, mannaggia. Attenzione, Dumbia dentro per Insigne. Vai Lorenzo, vai Lorenzo. Dall'altro lato per Suarez. Vai Suarez. Vai Suarez. Il tocco sotto, fallo Suarez. Andanovic. Era una bella idea, però. È buona per Suarez. Suarez dentro per Insigne. È buono Lorenzo. È buono Lorenzo. Il sinistro, attenzione. Porca miseria, attenzione a Montoya. Accelera Montoya, il cross dentro, attenzione. Bravissimo Der Stegen. Un'altra cosa che ho notato, ragazzi, che mi stavo dimenticando. Quando succedono magari che ci sia un contrasto tra due difensori, oppure tra un attaccante e un difensore che staccano di testa, il controllo del trema. Infatti adesso quando Der Stegen è uscito, che ha bloccato, che ha sbattuto, diciamo, con la schiena contro l'attaccante dell'Inter, mi ha vibrato il joystick. Questa qua è una cosa nuova, non ci ho mai fatto caso su FIFA 15. Quindi secondo me l'ho messa adesso. Attenzione Dumbia. Vai avanti Dumbia. Forza, forza, forza. Dentro Dumbia. Dentro per Suarez. Attenzione, attenzione, che scendano Vici, che spazza via. Non ci credo. Non ci credo. Mettilo dentro. Non ci credo. Andano Vici che spazza via. E poi la palla che capita a me. Suarez. Doppietta. Cioè, guardate ragazzi, solo a me possono capitare queste cose. Spazza Andanovic sul portiere. Poi io non ho tirato al volo, perché tocco sbaglio sicuramente. L'ho messa giù e poi l'ho appoggiata piano piano. Doppietta di Suarez. Attenzione, il cross dentro, fermato. L'ho spinto, però cos'è? Calcio di punizione. È partito da fuori, devo dire la verità. Non è calcio di rigore, no, no. Da fuori. Un'altra novità, ragazzi, ma che già sapete tutti, è lo sprite vicino alla barriera e vicino al pallone. Attenzione, qua è uno schema. È uno schema, non c'è nessuno al destro. Bello. Bel gol, bel gol. Bello schema, ragazzi. Non c'era nessuno lì dei miei. Che magari ci deve stare uno lì per lì vicino, se casomai tirano oppure fanno uno schema tipo questo. Invece niente. Dentro, è buono per Suarez. Suarez di prima per Lorenzo Insigne. Insigne dentro, attenzione, è buona per Bertolacci. Il destro, Ciro Bertolacci. Poi sulla respinta, Suarez, il cross dentro. Cos'è? Calcio d'angolo? No, neanche. Sto cercando, ragazzi, di farvi vedere le più azioni possibili, anche quelle dove non concludo nulla. Però per farvi vedere un po' com'è il gioco. Attenzione, il portiere c'è fuori. Ci provo di rovesciata. Mamma mia, forse Guarin. Ragazzi, un'altra cosa che ho notato è che questa volta, quando uno preme su FIFA 15, quando premevi L2, no, per fare tipo le acrobazie, non sempre te la faceva, anzi non te la faceva quasi mai. Invece qua adesso te la fa sempre, secondo me. Io ci ho provato 3-4 volte e me l'ha fatta sempre. Non so se magari è stato un caso, però anche adesso ho premuto, anche adesso che non, cioè, non si poteva fare la rovesciata, era, diciamo, meglio stopparla così, e infatti l'ha fatta la rovesciata perché ho premuto L2. Non so, dopo ci proviamo, ragazzi, alla prossima occasione che il pallone ci prova così, provo di nuovo. Vediamo se mi viene. Ragazzi, l'obiettivo in questi ultimi 20 minuti della partita è segnare di rovesciata. Voglio farcela, con calma, appoggia, bravo Guarin. Per Montoya, ancora dentro per Guarin. Vai Guarin, la botta, Guarin, la botta! Andanovic, andare Guarin, vai Guarin che accelera, vai Guarin, vai Guarin, vai Guarin, un bel cross in mezzo, fa la rovesciata, fa la di testa, no, non l'ha fatta la rovesciata, però è impossibile farla lì, va bene così, 3-1, volevo provare a dargliela un po' più indietro per vedere se faceva qualcosa, però non ha fatto nulla, anche perché ragazzi è impossibile, come ho detto prima, fare un'acrobazia col pallone che gli ho dato, cioè gliel'ho dato sulla testa, quindi è impossibile, faccio d'angolo, attenzione, dentro, oh, via così, bravo Der Stegen, ora subito Der Stegen per Dumbia. Prendila Dumbia, bravissimo. Vai Dumbia, vai Dumbia. Vai Dumbia, no. Era Andanovic. Non l'ho visto che c'era Andanovic fuori. No, non l'ho visto. Se no ci provavo a tirare. No. E finisce qui, ragazzi. 3-1 la prima partita su FIFA 16. Questa qui è la valutazione, ragazzi, migliore in campo su Suarez. Però abbiamo giocato tutti quanti bene, tutti quanti sufficienti. Quindi sono contento di questa prima partita, che abbiamo anche dominato 16-2. Quindi sono molto molto contento. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, mi invito a lasciare un bel like per supportare al massimo questi video della demo di FIFA 16. Adesso ne registro un altro. Registro quello con la sfida tra le squadre femminili, Stati Uniti contro Germania. Quindi vediamo un po'
po' come giocare con le squadre femminili, mi raccomando appunto lasciate un like a questo video e appunto seguite anche il prossimo che uscirà o stasera oppure domani. Quindi per questo video è tutto ragazzi, bello!